Non sono stati sufficienti per la Massese, con in campo all'inizio ben 8 giocatori in quota giovani, la dedizione, il sacrificio, la volontà ed il gran tifo dei suoi tifosi sugli spalti, a strappare anche un solo punto sul terreno del rinnovato stadio Buon Riposo. La Seravezza Pozzi vince per 2-0 con una rete per tempo, faticando però più del previsto contro i bianconeri, che rimangono in partita fino al 90esimo. Bel gesto del presidente dei locali Vannucci, che fa leggere prima dell'inizio della gara un messaggio di solidarietà con i tifosi massesi, vittime della paradossale situazione societaria. Senza quasi tutti i giocatori titolari, prima della finestra invernale di mercato, mister Bonuccelli faceva esordire immediatamente l'ultimo arrivato, il centrocampista Gianmarco Cito, 98, mentre partiva dalla panchina l'altro ultimo acquisto, l'esterno Juan Alberto Posenato, 99. Tutta la responsabilità di guidare la squadra al classe 93 Lazzoni a centrocampo e dai 2,97, Pedruzzi in difesa e Molinaro davanti. Dall'altra parte mister Vangioni era alle prese con l'indisponibilità per infortunio di Bortoletti e per squalifica dell'ex dell'amico e dell'esperto Grassi, e schierava dal primo minuto i massesi ed ex massese Pegollo e Buongiorni. Altra punta, il capocannoniere con 14 reti, Rodriguez. La Massese è come se giocasse in casa. I locali mantengono il pallino della partita quasi sempre in mano, ma non pungono, tanto che sono i bianconeri a centrare per primi lo specchio, con un tiro cross inoffensivo da fuori, al 17esimo, di Capitan Lazzoni. Al 30esimo protestano gli ospiti, perché un destro da oltre 10 metri di distanza, sempre di Lazzoni, viene chiaramente deviato in area con il braccio sinistro da Fiale, ma l'arbitro Monesi di Crotone, nonostante la visuale completamente libera, non lo vede. Al 34esimo su cross da sinistra di Rodriguez e rinvio di testa di Della Pina poco fuori area, Borgia calcia al volo di Mancino sul palo vicino e sorprende Pinarelli che non trattiene. È la prima rete in maglia verdazzurra del difensore lucchese. Al 38esimo su punizione da sinistra di Rodriguez, Ramacciotti di testa manca lo specchio. Al 40esimo un destro centrale dal limite di Cito viene bloccato da Cavagnaro. Alla ripresa debutta anche Posenato, che entra al posto di Aldrovandi, ma il canovaccio non cambia. Al 33esimo Bedini lancia Rodriguez sul filo del fuorigioco. Il cubano resiste a Pedruzzi e calcia in mezzo alle gambe di Pinarelli, che tocca col piede sul palo e la sfera attraversa tutto lo specchio, finendo poi sul fondo. Al 34esimo esce Fatta, sostituito dall'ennesimo debuttante, il classe 2000 Tommaso Molinaro. Al 42esimo Borgia ruba palla in mezzo e va al tiro in diagonale con la sfera deviata che esce di poco al lato. Nel primo minuto di recupero sul rilancio approssimativo di Lazzoni, Bedini serve sulla linea difensiva a sinistra Rodriguez, tenuto in gioco proprio dal capitano bianconero che non era tempestivamente salito. Rodriguez che entra in area e supera Pinarelli in uscita. È il sigillo sulla partita. Domenica prossima, sperando in una situazione societaria migliore che possa portare forze fresche in campo, arriva al degli Oliveti l'Aquila Montevarchi, sesta in classifica e reduce dal 3-1 interno sulla Scandicci.